fa, non in commozione dominus. Aveva percepito che io tenevo un carattere troppo inquieto. Voleva dire, Dio non si trova e non si rivela nella variabile indole inquieta. È una delle testimonianze di chi ha conosciuto Monsignor Carmine De Palma, nato a Bari nel 1876, laureato in teologia e in lettere, che nella Basilica di San Nicola ricoprì diversi incarichi, fino a quello di vicario capitolare tra il 45 e il 51, ma nonostante la sua vasta cultura scelse l'umile lavoro del ministero sacerdotale. Era un canonico, qua regolare, e sempre presente insomma per la gente, disponibile nella chiesa, con una grande cultura anche, lui aveva due lauree, una in teologia e una in letteratura, che però ha scelto proprio di servire la chiesa, soprattutto le persone, rendendosi sempre disponibile, e mentre avrebbe potuto anche pubblicare libri, ci sono manoscritti suoi di libri che si potrebbero praticamente pubblicare, lui ha deciso di non pubblicarli, abbiamo chiesto di insegnare, ha deciso di non farlo perché voleva essere sacerdote e svolgere questo ministero. Per questo, giunto al termine l'iter documentale, inizia quest'anno la causa di beatificazione per la santità e l'eroicità delle sue virtù. Il miracolo presunto per ora è quello raccontato da Suor Stella Boccadamo, monaca nel monastero benedettino di Santa Scolastica a Bari, dove riposano le spoglie di Monsignor De Palma, che colpita da gravissima lesione cerebro-spinale è guarita dopo aver chiesto insieme alle consorelle la sua intercessione.